Ciao, sono il dottor Asado, oggi faccio un medaglione di filetto con la pancetta. Oggi voglio fare un medaglione di filetto, lo farò alla piastra in una padella, ma il filetto è molto molto magro, è tenerissimo, ma secondo me, almeno per il mio gusto, gli manca un po' più di grasso, un po' più di sapore. Spesso si fa avvolto nella pancetta quando si fa medaglione, così la pancetta le aggiunge un pochino di grasso, un pochino più di sapore, ed è molto buono. Io intanto mi taglio un medaglione alto più o meno 3 dita mie, così. Questo filetto è preso da carnescelta.it, se volete prenderlo anche voi vi lascio nella descrizione del video un link e un codice sconto che Carne Scelta riserva ai fan del canale. Adesso proseguiamo con la preparazione. Allora, io lo voglio avvolgere nella pancetta, quindi mi sono tagliato la parte centrale del filetto, che è quella più omogenea, la punta è quella più sottile ma è fatta tipo a cono, e poi abbiamo l'altro lato che è la testa del filetto, che è un po' più grande, che userò poi per altre preparazioni. Adesso ho qui le mie fettine di pancetta, così, ecco, e quello che voglio fare è semplicemente avvolgere la carne con la pancetta intorno, così. Metto fettine doppie da un lato e dall'altro. Adesso lo lego con un po' di spago. Legandolo, uno non cade, due ci mantiene questa forma tondina senza aprirsi. Quindi faccio proprio un nodino semplicissimo. Perfetto. Poi un po' di spezie. Io oggi userò, se riesco ad aprire, il mio rub, quello che è a base di un mix di pepi, aglio e sale, e lo faccio abbastanza condito perché, come vi dicevo, ho una carne che per il mio gusto è tenerissima e potenzialmente buonissima, ma va condita bene perché sennò ha poco sapore. Sempre per il mio gusto, ovviamente, c'è chi magari adora il gusto delicato del filetto, va benissimo. Adesso questi me li porto fuori e me li faccio sulla mia padella in ghisa, ma non li voglio fare sulla brace, già che è una preparazione molto semplice. Oggi mi voglio divertire e lo farò su un fornello svedese. Questo cosiddetto fornello svedese, l'ho visto tante volte su internet, mi sembrava una cosa divertente da fare, quindi oggi provo a farlo. È una specie di fornello rustico fatto con un tronco a cui si fa un taglio a croce e si accende in mezzo, così il tronco stesso fa da supporto per la padella e da combustibile, quindi è il legno che brucia ma allo stesso tempo funziona da base per appoggiarci la padella. Si potrebbe fare in un modo molto rustico in stile bushcraft con attrezzi manuali e tutto, ma io lo faccio semplicemente per divertirmi con gli attrezzi che ho già, motosega, trapano e via. Ho fatto un semplice taglio con la motosega a croce sul tronco. Il tronco che avevo in casa è doppio, userò solo un lato, magari poi lo spengo e mi rimane l'altro lato da usare ancora più avanti. E poi gli ho fatto un foro un po' più in basso perché ci sia un po' più di ossigeno, perché abbia un po' più di tiraggio, diciamo, il mio fornellino. Quindi così accendo il fuoco dal foro e pian piano si accenderà la legna anche internamente, poi ci appoggio la padella e cuociamo i miei medaglioni di filetto col bacon.
ha un profumino eccezionale. Farlo nel fornello svedese è stato divertentissimo, ma super divertente. Funziona alla grande, ma funziona proprio bene. Ho fatto un po' di fatica ad accenderlo prima, perché, cioè, forse ho voluto far troppo, ho messo un po' di paglietta in mezzo, ho provato ad accendere, non si accendeva perché ne avevo messo troppa e quindi passava poca aria. Dopo gliel'ho tolta, ne ho messo appena appena un pochino di paglia, ho acceso, ed si è acceso il legno, è andato benissimo. Poi faceva un calore fortissimo, ho messo, per distanziare la padella e non appoggiarla proprio sul legno, un supporto di ferro che avevo, che è quello che uso nel camino, l'ho messo lì perché ce l'avevo, perché non usarlo, ma funzionerebbe anche senza, una volta che è ben acceso funziona anche senza, ma così avevo ancora più tiraggio, diciamo, ancora più passaggio d'aria e mi faceva un fuoco molto più forte. Ho fatto il mio filetto, che dentro è già caldo, però ben ben al sangue, quasi blè. Il filetto, se si cuoce un po', diventa un po' secco, stopposo, quindi lo faccio super al sangue, ma ovviamente sono gusti, ognuno può farlo come vuole. Adesso ho già tagliato una fettina, vediamo com'è. Mmm, è super buono, super super buono. Mmm, vi ho fatto vedere solo uno dei medaglioni qui, perché l'altro l'ho messo in piedi per cuocere un po' la pancetta, per cuocere un po' il bacon, e si è cotto troppo il filo in cotone, si è spezzato, quindi mi è uscito tutto il bacon. Quindi attenzione, se lo mettete in piedi per rosolare i bordi, di non lasciarlo troppo e che non si rompa, non si spezzi il filo. Esperimento riuscito, più che altro mi sono divertito un sacco a fare questa cosa. In realtà ci ho messo 5 minuti a farlo ed è stato super divertente, fa anche una bella scena. Quindi sicuramente adesso il ceppo rimane lì. Poi ogni tanto, quando voglia, lo accendo, tanto con un ceppo posso fare diverse cotture, visto che mi è avanzato parecchio. Secondo me lo posso accendere ancora 2-3 volte e poi ho l'altro lato, l'altra metà. Lasciatemi scritto nei commenti che ne pensate, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vado dentro a finire il mio filetto. Questo è tutto, grazie, ciao ciao!